Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Fedele della Luce per il formato Edison. Prima di partire con la profile, c'è da dire che Fedele della Luce all'interno del formato Edison ha tantissime varianti. C'è la variante con i mostri fata, c'è il Twilight, quindi che alterna mostri fedeli della luce a vari mostri dark. Ultimamente si vede anche una versione con addirittura i draghi, quindi un archetipo veramente molto versatile, quello fedele della luce. Partiamo con questa deck profile, questa non è una versione proprio pura di fedele della luce, abbiamo comunque la doppia copia del Boss Monsters, ovvero il Drago del Giudizio. Carta semi-limitata all'interno del formato Edison, fortissimo, è un 3000-2006, si evoca specialmente quando avete 4 fedeli della luce al cimitero e potete pagare 1000 life points per distruggere tutte le carte sul terreno ad eccezione del Drago del Giudizio. Questo effetto non è neanche una volta per turno, è una carta veramente fortissima, ovviamente carta principale di questo mazzo. Poi 3x di Rico, uno dei pochi mostri flip che si giocano all'interno del Edison format. Rico è veramente molto forte perché quando viene scoperto spaccate una carta dell'avversario e millate 3. Poi doppia copia di Layla, la stregona fedele della luce, 1700 punti di attacco, 200 punti di difesa. Lei passa sopra a parecchie cose perché comunque è un 1700. Però ha un effetto che è veramente molto importante, cioè potete andare a spaccare una magia o trappola dell'avversario e poi lei passa in posizione di difesa, quindi potete prima attaccare, poi utilizzare il suo effetto e passarla in posizione di difesa. È un 200 di difesa, quindi non è granché, e lei alla fine del turno comunque vi milla 3 carte. Poi doppia copia di Wolf, Bestia Fedele della Luce. Ah, volendo potete giocare la triplice copia, io mi trovo bene con due perché per qualche strana legge dell'universo uno me lo ritrovo sempre in mano e quando ce l'avete in mano è praticamente un giallone, una carta morta che utilizzate solo, praticamente lo scartate e basta se ne avete l'occasione. Poi gli altri mostri fedeli della luce, monocopia di Eren, monocopia di Aurukus. Un nome un po' particolare. Lui è particolarmente buono perché praticamente non fa targettare i mostri fedeli della luce, il che torna spesso molto utile. Monocopia di Lumina perché è limitata, veramente molto forte, vi permette di recuperare un mostro fedele dal cimitero. Jayne in monocopia, lui è particolare. Può diventare un 2100 quando attacca un altro mostro dell'avversario. E anche la monocopia di Garrosh, essenzialmente lui serve perché ha un nome in più. E l'ultimo mostro fedele della luce, tra l'altro uno dei più belli, è Celestia, che gioca anche questo in monocopia. Volendo potete giocarla in duplice copia Celestia, lei quando entra spacca carte dell'avversario. La gioco in monocopia perché gioco un altro mostro che si evoca tramite tributo che poi andremo a vedere, però come già detto, volendo la potete giocare in duplice copia perché quando la evocate tramite tributo, offrendo come tributo un mostro fedele della luce, potete andare a spaccare carte del oppo. Questo è tutto per il reparto mostri fedele della luce. Passiamo poi a doppia copia dell'onesto, non credo che abbia bisogno di spiegazioni all'interno di fedele della luce. Doppia copia di Amtaro, io lo chiamo Amtaro, se sembra un Amtaro un po' incazzato. Praticamente lei è l'altro mostro flip bestia, lo flippa, quando viene flippato potete poi andarvi a settare il Rico. Monocopia di Truppa della Carta, veramente fortissima all'interno di un mazzo che milla tantissimo, cioè fedele della luce, avere un'altra carta che milla è molto forte, ovvero Truppa della Carta, mandate sempre le prime 3 carte dalla cima del deck al cimitero, lei diventa una 1009. Poi monocopia di Caius, era questo l'altro mostro che sostituisce la seconda copia di Celestia. Volendo potete addirittura giocare 2 copie di Caius, monocopia di Gorze,
monocopia di Tragoedia, le due entrap classiche del formato Edison, monocopia della Sentinella Necro. Questa è molto carina perché voi ve la millate praticamente sempre, quando ve la millate o comunque quando vi finisce al cimitero la potete bandire per annullare l'attacco di un mostro dell'oppo. Poi monocopia di Zombie Untore, che è l'unico mostro tuner che spesso si gioca all'interno delle liste di Fedele della Luce. E io gioco la monocopia dello stregone del caos. Al posto suo potete mettere o la seconda copia di Gaius o la seconda copia di Celestia. Però è un po' di mostro oscurità ci sono all'interno del deck. E lo stregone del caos comunque è piuttosto forte perché è un livello 6, quindi è utile anche nel caso per fare eventuali sincronizzazioni di sincrotto insieme allo zombie untore come anche Gaius. E comunque va a bannare un mostro dell'oppo. È una buona carta. Poi procediamo al reparto magie e trappole, composto dalla triplice copia della Solar Recharge, carta veramente fortissima, e la monocopia della carica Brigata della Luce. Queste due carte fanno girare il deck. Solar Recharge, scartate dalla mano un mostro fedele alla luce, pescate due carte e millate due carte. La carica della Brigata della Luce, lei è limitata. Però millate tre carte e aggiungete un mostro fedele alla luce di livello 4 inferiore. Poi un sacco di mono, ovvero ondata gelida, tempesta potente, tifone spaziale mistico. Queste servono essenzialmente, ovviamente, come potete immaginare, per le varie magie e trappole dell'avversario. La sepoltura sciocca, molto forte, la potete utilizzare ovviamente in combinazione con Wolf, quindi vi mandate Wolf al cimitero e poi ve lo riprendete. Monocopia di controllo della mente. Se ci andate a prendere qualche tuner dell'avversario, comunque avete modo di sincronizzare un po' di più con questo mazzo. Non è un mazzo che sfrutta particolarmente l'extra deck. Comunque controllo della mente è una carta veramente molto forte. Poi tutte carte che 9 volte su 10 vanno a riprendere JD, ovvero mostro reincarnato, e il sarcofago d'oro. Queste essenzialmente le utilizzate per andarvi a prendere il JD quando ve lo millate, oppure ve lo prendete proprio con il sarcofago d'oro. Procediamo con il reparto trappole, che è piuttosto snello ed è l'ultimo ovviamente reparto del mazzo, composto dalla doppia copia di Luce del Richiamo e la monocopia di Trappola botola mono molto forte, guardate la mano dell'avversario e gli rimischiate un mostro. Luce del richiamo, scartate la mano e riprendete dal cimitero mostri luce pari alle carte che avete scartato. Volendo, potete giocare la carta Giara dell'Avarizia. Anche questa potrebbe tornare piuttosto utile, però con questa vi rimischiate essenzialmente i nomi fedele della luce e non sempre appunto volete rimischiarvi i nomi fedele della luce. Comunque con Giara rimischiate 5 mostri dal cimitero nel deck e poi pescate due carte. In generale Luce del Richiamo è leggermente migliore. Passiamo quindi ora all'extra deck. Non l'ho detto, però ovviamente ci sono tante altre possibilità per questo deck. Potete giocare anche i Decree, potete veramente cambiare un sacco di carte all'interno del main deck. Potete giocare anche Ruggito Minaccioso, perché comunque il deck non è che abbia tutte queste grandi difese. Potete giocare anche la carta Ritorno Totale se avete magari un local in cui ci sono tanti mazzi che settano comunque con tante carte fastidiose. Ora procediamo con l'extra deck. Vado piuttosto veloce perché all'interno dell'Edison Format le carte dell'extra deck più o meno sono sempre quelle che girano tra i vari mazzi: Monocopia di Braccio Arsenale, Catastor, l'Androide Magico e poi i livelli 6, ovvero Guardiano Goglio, carta fortissima, questa dovete giocarla in tutti i mazzi. Brionac, il Tempest Magician, questo forse è leggermente difficile da reperire, però comunque piuttosto buono, soprattutto ai botti. Il Mago di Arcanite. Drago Rosa Nera, questi vanno giocati per forza, o almeno il Drago Rosa Nera, Brionac e Goyo, questi obbligatori. Poi io gioco la doppia copia del Drago Polvere di Stelle, molto forte, doppia copia mi trovo sempre benissimo. La monocopia del Red Dragon Archfiend, il Wurm delle Nebbie, il Drago Fine Oscura, l'Arcidemone qua.
e la monocopia del Chimeratech Fortezza. Essenzialmente lui, per quando vi ritrovate i vari deck macchina, o comunque perché spesso di side comunque si giocano i Cyber Drago, e quindi può tornare sempre utile almeno la monocopia del Chimeratech Fortezza. Tra le carte dell'extra deck sono quasi tutte facilmente reperibili, ad eccezione magari del Tempest Magician e forse l'androide magico con lui, il drago fine oscuro, che comunque potete anche andare a cambiare. Quindi, detto ciò, per quanto riguarda questo deck è tutto, spero che il deck vi sia piaciuto. Magari non è proprio la versione migliore di Fedele della Luce, però è una versione con cui io mi sono veramente molto molto divertito. Come già detto, c'è la versione con Fata, con i mostri Fata, che attualmente è la miglior versione che c'è per Fedele della Luce per quanto riguarda l'Edison Format. È veramente fortissima quella versione. Se volete una versione particolarmente competitiva, vi rimando a quella. Almeno vi consiglio di andarla a guardare. Poi c'è la versione Twilight, che spero di portarvi presto sul canale, dato che è un'altra versione che ho giocato. E niente, per questo video è tutto. Vi auguro buona Pasqua e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.